Questa associazione Grande festa ad Ancona particolarmente per il 50° anniversario di fondazione dell'Università Politecnica delle Marche. Per l'occasione, in Piazza Roma si è svolto il primo raduno di tutti i laureati dell'Ateneo Dorico, un momento di incontro senza precedenti che ha fornito lo spunto per riflettere sulla storia e sulle sfide future della Politecnica. È un giorno di festa. Come tutti i matrimoni, come si dice, sposa bagnata, sposa fortunata, speriamo che questa inaugurazione di questa associazione appena nata di alunni sia fortunata, perché il primo evento che facciamo rischiamo di essere bagnati. Consegneremo i diplomi di 25 anni, inviteremo qualche nostro collega a raccontare la sua storia, ma sarà soprattutto un modo per dire noi ci siamo. Noi aspettiamo ulteriori attività e quindi magari da oggi poi inizieremo e continueremo a raccontarne altre di storie. Nel corso delle celebrazioni ai laureati d'argento che hanno conseguito il titolo 25 anni fa è stata consegnata una pergamena a ricordo della giornata. Complessivamente sono oltre 60.000 laureati che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo Dorico, molti dei quali si sono resi protagonisti di importanti progetti sul territorio che hanno tenuto alto il nome della Politecnica in Italia e nel mondo. Abbiamo sempre riservato molta attenzione alla salute, quindi al rispetto dell'uomo e dell'ambiente. E quindi è nata poi un'idea, quella della realizzazione di un particolare olio con particolari proprietà nutritive, atto a favorire l'assorbimento e la fissazione del calcio nelle ossa. Grazie a questo progetto, quindi diciamo innovativo, no? Sono stata nominata rappresentante delle Marche, della Regione Marche all'Expo 2015. Uomini con anime sottili come lamine tagliate. Ospite d'onore Frankie High Energy MC, in arte Francesco Di Gesù, il noto cantautore considerato il padre del rap italiano, è nato proprio nel 1969, lo stesso anno in cui è stata fondata l'Università Politecnica delle Marche. Filo conduttore dell'incontro Faccio la mia cosa, il libro dove il rapper ha raccontato la sua storia artistica. A un certo punto il desiderio di esprimere qualcosa in una forma specifica prende, così come mi prende voglia di scrivere una canzone, mi è capitato con il libro, avendo individuato un tema che sembrava essere interessante e dai feedback che ricevo si direbbe lo sia. Come vede i giovani di oggi e che messaggio vorrebbe lanciar loro? Ma io i giovani di oggi li vedo presenti, i giovanissimi, i bambini, li vedo molto presenti, li vedo un po' più sacrificati rispetto a quando eravamo bambini noi, epoca in cui non si vedeva lo sparecchiare la tavola o riempire la lavastoviglie come una punizione, ma come un legittimo atto di partecipazione alla vita collettiva e un'introduzione alle responsabilità. Grazie.